stata proprio una settimana più scombinata che non poteva esistere una diversa. Qualsiasi cosa iniziassi era da ribaltare, qualsiasi cosa dicessi era fraintesa. So, un casino, cioè, malgrado tutto il resto va benissimo, però insomma succede, succede. Ho fatto una ripresa live, la prima, poi invece ho verificato che ne ho fatta una 2 anni fa o 3 anni fa, ma su Instagram, ma credo mai su YouTube. Ed è stata carina, è stata improvvisata perché non sapevo neanche come funzionasse su YouTube. Qualcuno di voi dice: oh, l'ho perso, non vi siete persi niente perché in pratica cioè due chiacchiere, anche perché parlare e contestualmente leggere i messaggi e salutare tutti, bisogna fare con il moderatore. Anzi, a proposito, una cosa che volevo dire, facevo la diretta, poi mi sono rasata un po' qua, rasata insomma, perché voi sapete che io faccio con rasoietto, eccetera. Quando ho quei peletti che mi scoccia adesso prendere con i cosi, c'era Caterina che mi diceva. Caterina Quattrocchi, ecco Caterina, spero che tu l'abbia trovata perché su Amazon ce ne sono diverse ed è il Mini Lady Shaver ed è una cosa carina, Mini Lady Shaver. Insomma, non, se ogni 2 o 3 volte, cioè no, ogni 2 o 3 volte, ma io lo faccio per quei peletti scuri che crescono un po' sul viso. Quindi tutte le cose mi sono andate storte, tant'è vero che ho comprato 2 cose che adesso vi faccio vedere. Metto un po' di rossetto perché devo andare. Qui è zona rossa, ma come se non fosse, cioè i bar aperti, non riesco a capire. Poi lo metto adesso perché così si asciuga un po'. Però ritorniamo da oggi è sabato. Questo è uno stick di Bobby Brown, no? Che si ricorda sul verde, visto che. E lo passo così, da lunedì dal 12 ritorniamo arancione, quindi riapro parrucchieri e studi estetici e così vedo se riesco a fare la puntata dal parrucchiere e anche la puntata sullo studio estetico perché volevo riprendere il plasma pen, è un trattamento di radiofrequenza. Vediamo se riesco. Se dura, se sto coso arancione dura il battito di un ciglio finché riescono a prendere le prenotazioni. Tanto le mani non le faccio più, cioè tengo le unghie corte per conto mio, così, così, un po' di verde. E niente, quindi qualsiasi cosa. Poi in più ho fatto un piccolo lavoro con la Cina, un piccolo, insomma, è durato 3 giorni. Il solito mio lavoro di verifica mansionari, eccetera, eccetera, appraisal su valutazioni su parte dello staff di questa azienda, una vecchia cliente. Che mi chiede, sa che ci metto? Ve lo ricordate questo che me l'ho fatta da sola? Ah, ma adesso vi faccio vedere. Lo metto un po' qua per dare un po' di. Metto quello. Oddio, non so manco più come si fa. Quello duochrome, sì. Quello duochrome fino a qua. E così, cioè,
Succede, ma facciamoci una ragione. Sono contenta però che in tutto questo baialamme, il fratello che vive a Roma, che è più giovane di me di un anno, è riuscito a prenotarsi. Roma le cose funzionano benissimo. Prenotarsi per il vaccino e scegliere anche quale fare. Cioè, Roma è pazzesca. Poi gli altri due miei fratelli, che sono over 70, sono riusciti anche loro, questo 2 giorni fa, ipoteticamente c'è scritto che possono scegliere, ma insomma ha poca importanza questo fatto di scegliere o meno, e sono contentissima, contentissima per loro, cioè io adesso dovrò aspettare che facciano tutta la fascia 70-79 e poi, siccome sono fin troppo pischella, arriverà bene o male il mio turno, in qualche maniera. Cioè, non lo so, non lo so. I capelli sono un disastro. Ho provato a seguire i consigli, cioè, mi sono fatta una boccettina di aceto e l'ho messa in bagno, così che questo sciacquo acido che mi diceva Ali lo faccio. Di Nabla. Faccio un po' di cosa qua. Ho trovato un. Questi orecchini avranno 40 anni. Chissà perché li ho messi oggi. Ogni tanto apro un po' di rosa. Ancora devo mettere in pratica questi trucchi. Poi sono stato preso con. Insomma, un sacco di cose poi più là capirete. Il perché mi incollo le ciglia, andiamo subito così vi faccio vedere cosa ho preso e le incolliamo così stanno belle pettinate. Si riaprono i parrucchieri, quindi posso andare al parrucchiere, però nel contempo un giorno vedendo una mia amica su Instagram, una persona che conosco da tanto tempo, ho visto che c'aveva delle extension e così che le ho volute prendere pure io, però soltanto che quelle sue erano finite e ne ho prese altre, ma sono abbastanza corte, come vedete, sono corte. Erano arrivate bionde. Però ho fatto dicono i capelli umani, adesso pure che non fossero di capelli umani, comunque con lo shampoo antigiallo, con un bagno nello shampoo antigiallo è venuta questa tonalità che è molto bella. Solo che vi faccio vedere scorrere il video velocemente di come ho cercato di farle, di indossarle, poi ho detto, ho girato pure il video, però ho detto no, era una delle cose che non andava durante la cosa. Comunque sono carine, forse ne prenderò un'altra. Cercavo una frangia perché ho detto, siccome la frangia non voglio tagliarla. Però queste come frange non si sono quelle con la clip, ecco, sono con la clip, le avevo pure a Shanghai, ho fatto quel video con i capelli lunghi in una notte, ma non si capiva che era un video stupido, una boutade, cioè mica l'avevo fatto a quel tempo non capivo neanche come si facevano le visualizzazioni, vabbè. E niente, l'altra cosa che ho preso diverse cose, ma adesso perché vado un po', le perle di Daphne, lei ha dei bellissimi capelli tinti, grigi, e ho provato, mi era arrivata la newsletter, questo Vivid Color Silver, colorazione semipermanente diretta. Silver, proprio colore 10. E
Ne ho prese due confezioni. Questo perché ci sono anche altri colori. C'è che ne ho preso due confezioni, ecco, ve le faccio vedere se non pensate, ecco. E però poi ho preso anche il white. Il white significa che rende un diluitore di colore. Allora, questi costano poco, 4,90, però si trovano nei supermercati, ma io in supermercati qua miei non li ho trovati. E l'ho preso in un'azienda online, mi hanno mandato anche, cioè non ho ancora aperto, mi hanno mandato un pacchettino di godurie anche, di campioncini da provare. Sono indecisa se andare dalla parrucchiera a tonalizzare i capelli, perché, cioè, se fare questo o aspettare alla parrucchiera, e in più taglierò le punte perché vi spiego che i capelli sono in disordine. Infatti adesso che esco metterò una fascia, un cappello, qualche cosa. Voglio tagliare come facevo, vedere tipo quest'ultima parte, perché io credo che quest'ultima parte faccia parte ancora della decolorazione che feci tempo fa. Non sono sporchi, sono soltanto rimasti raccolti per un po' di tempo. Sì, ho avuto molto da pensare anche in questi giorni, perché è vero che YouTube è intrattenimento, no? Ci raccontiamo, ci facciamo, eccetera. Però quando non sei nel mood giusto, per rimanerci bisognerebbe fare un po' come fanno, si fa di regola, no? Come ti consiglia anche YouTube in fondo, cioè con tante cose. A proposito di YouTube vi devo dire una cosa. C'è chi si fa la skin care, poi si trucca, e poi non so, si fa i capelli, fa un unico video, cioè registri tutta la mattinata, skin care, trucco e capelli, e fai tre video, quindi sei a posto per una settimana. Io invece devo fare il cotto mangiato, cioè in pratica. YouTube, l'ultima novità di YouTube che ho capito forse da una YouTuber che si chiama Cassandra, che eliminerà il pollice in giù, o tutte e due, insomma il pollice in giù viene eliminato. Come sapete, chi usa Instagram non funziona con il pollice in giù, perché tutti cioè i messaggi sono in evidenza, a meno che chi ti odia ti viene a scrivere in direct, vabbè. Però dico, questa cosa di togliere i pollici in giù non so se sarà una cosa positiva o negativa, perché cioè, quando un video non ti piace, vabbè, metti un pollice in giù, va bene, cioè fai come ti pare. Però se chi lo fa proprio mestierante del pollice in giù, no? E non trova questo scarico di acredine nel cliccare questa cosa, e come farà? Cioè, come farà a scaricare questo livore che c'ha nei confronti di tutti? Cioè, o comincerà a scrivere commenti, e lì diventa più complesso anche perché, cioè, ci vuole un po' di c'è tanto analfabetismo, quindi bisogna alfabetizzarsi. Se mi togli il pollice in giù, cioè devi poter scrivere, perché non basta dire sei una pera sfatta o quello che è. Comunque, questo è tutto il mio aggiornamento. Io spero, niente, ma adesso si aggiusta tutto, veramente si aggiusta tutto. Ah, la mia cura va benissimo. Trilla invece, per chi aveva visto la diretta, Trilla invece sto cercando di ridurre il suo farmaco per... mi venisse mai in mente quello di cui soffre Trilla. Trilla, di che cosa soffri che non mi viene mai in mente? E insomma, soffre di questa cosa qua, epilessia, ecco.
epilessia, perché veramente si sta ingrassando, ma non è che tolgo il farmaco perché si sta ingrassando. Secondo me quello è stato un caso sporadico. Adesso, per l'estremo zelo del veterinario, che è molto bravo, insomma, vediamo un po' di aggiustare anche lei. A poco ci aggiustiamo tutti e rimpalchiamo. La prossima volta sicuramente mi vedrete con i capelli più belli, di verde vestita in tutto punto, compresa, ah no, mettiamo pure qua, compreso gli occhiali. Con l'outfit of the day vi saluto. Ciao e grazie della pazienza. Why don't you come on over?